grande chef impara a fare le orecchiette grazie ai sapienti consigli di una nonna. Succede a Montegrosso, piccola frazione di Andria, in vista dell'Italian Cuisine and Wines World Summit che si svolgerà a Hong Kong, dove Pietro Zito rappresenterà la Puglia. Il nostro servizio. Grandi chef si nasce, secondo qualcuno, alle volte si diventa, certo, tante altre si impara strada facendo. E poi, diciamo la verità, in cucina si apprende ogni giorno, soprattutto se vicino a maestri speciali. Chi lo conosce è abituato a vederlo dietro i fornelli, ad impartire ordini e dispensare consigli. Questa volta però è dall'altra parte. Lui è Pietro Zito, del ristorante Antichi Sapori di Montegrosso, frazione di Andria. Rappresenterà la Puglia all'Italian Cuisine and Wine World Summit, la più importante e prestigiosa kermesse di cucina italiana fuori dall'Italia, di scena ad Hong Kong. Piatto richiesto, le orecchiette, preparatore d'eccezione, nonna Riccardina, 82 anni e tanta energia. Chef, con un insegnante così difficile non imparare. È difficile, ma importante, perché a 45 anni dobbiamo riqualificarci a fare quello che faceva mia madre, mia nonna qua. Ci sembra strano vedere un grande chef imparare a questa età. Ma guarda, sto vedendo che la semplicità in cucina non finisce mai di imparare. Cose semplici come queste qua, due elementi, farina e acqua, danno dei grandi risultati. Grazie alla memoria storica che non va persa, in questo momento va recuperata. Tradizione e innovazione, niente piatti difficili, solo semplicità e sapori antichi. La preparazione procede, la maestra è inflessibile. Com'è l'allievo? La busca sali. Ah, basta. Come si fanno le orecchiette, signor? Con le mani. Che consigli si sente di dare a questo chef? Deve imparare ancora. Sì, se no la busca. Acqua e farina, poi tanta pazienza e mano ferma. Il messaggio è chiaro, torniamo ai sapori di una volta. Tutti quanti è facile andare in supermercato e comprare un piatto o una pasta di orecchietta industriale. Il difficile è farlo e trasmettere questa emozione, questo lavoro a chi sta a tavola, a chi sta di fronte a te. Emozionarli con questo gesto semplice ma umano. Questo è il valore aggiunto che ora dico di dare ai miei colleghi. Ritroviamoci, sappiamo le nostre origini e trasmettiamo questo valore aggiunto a chi viene a trovarci.